cammino ad occhi chiusi, le strade son deserte, le vetrine illuminate, orizzonti verticali, muri di città, gli odori del mattino. Sono Andrea Poggio e faccio il musicista nella vita. Da piccolo ascoltavo i vari Fabrizio De André e Paolo Conte, ma poi, come dire, la mia vita musicale ha preso una direzione segnatamente diversa. Ho iniziato ad ascoltare molto musica americana e inglese, quindi all'epoca mi era sembrato molto naturale iniziare a cantare in inglese per cercare una certa musicalità con la lingua che con l'italiano mi sembrava essere impossibile trovare. Mentre scrivevo e mentre per la prima volta usavo la mia lingua, certe cose le riuscivo, certi luoghi delle canzoni che stavo scrivendo, li riuscivo a frequentare con una maggiore facilità, altre invece mi risultavano più difficili. Questa cosa mi ha portato probabilmente a mettere meno la mia persona in modo diretto all'interno delle canzoni, forse un po' più da scovare nelle pieghe del disco. Antenne in lontananza, arriva il primo tram. Chi mi ha sbloccato, in un certo senso, è Piero Ciampi. Pensavo fosse molto difficile esprimere con la voce un certo tipo di musicalità, che invece Piero Ciampi mi sento di dire, insomma, Piero Ciampi mai in un certo senso sbloccato da questo punto di vista. Quando ho sentito per la prima volta le sue canzoni ho detto, ah, allora l'italiano può essere anche utilizzato in questo modo. E poi certa musica indipendente americana che appunto Tuniarz alla fine è stato un ascolto abbastanza importante, tanto che ho deciso di andare a registrare il disco negli studi e con il produttore che ha prodotto i suoi ultimi tre dischi. Il disco è stato scritto in realtà proprio partendo dall'abbandono della chitarra come strumento appunto di partenza. Tuttavia quello che ho fatto con questo disco è iniziare a usare un po' tutti questi vari programmini che le moderne tecnologie ci mettono a disposizione e utilizzando questi programmi mi sono reso conto che riuscivo a già dare in fase di scrittura un'idea di quello che sarebbe stato l'arrangiamento. Sprofondo.